È una profonda commozione essere qui, ovviamente, come per tutti voi. E quindi subito già sbagli i tasti. Posso essere d'aiuto? No, grazie. Ok, adesso entro nel meccanismo. Insomma, la carriera, io il mio, come dicevo nel titolo, vorrei ricordare Camille come ricercatore, innovatore e didatta. Dopo la mia presentazione ci sarà un breve video che si concentrerà molto sulle esperienze di Camille in quanto didatta, come rapporto con gli studenti, un rapporto straordinario con gli studenti che è di modello, credo, per tutti noi. Però spero che alla fine della mia presentazione siate convinti di questo fatto, che Camille era non solo un grande ricercatore, ma anche un innovatore e un grande didatta. E queste sono l'unione di queste figure in un'unica persona, è abbastanza raro, anche soprattutto non solo nell'Accademia Italiana, ma in generale. La carriera di Camille scientifica inizia subito con la tesi di laurea, fatta insieme a Irene Finocchi nel 97. E Pierluigi Crescenzi, che era il correlatore insieme a Rossella Petreschi, che è qui presente, non può venire perché è in Francia per lavoro, quindi è complicato la sua missione, però mi ha mandato poche righe che credo che segnalino, diciamo così, l'impatto. Scusate. Fin dall'inizio. Meglio che lo leggiate voi che io. La fine credo che sia sintomatica. Non credo che io e Rossella avremmo potuto desiderare di più. Il lavoro pubblicato in seguito allo sviluppo di Leonardo è tutt'oggi uno dei miei lavori più citati e di cui spero Camille e Irene andassero fieri. E questo è il lavoro, cioè il lavoro su conferenza nel 97, quindi lo stesso anno della laurea, e successivamente il lavoro su rivista che ha raccolto nel tempo, insomma, 97 pubblicazioni. Credo che sia, diciamo così, un achievement, un obiettivo molto raro per una tesi di laurea. E l'area, una delle caratteristiche di Camille è stata, come vedremo, è quello di cambiare area di ricerca nel tempo, ma sempre mantenendo, diciamo così, un filo con quello che veniva fatto prima. E anche se poi successivamente, come vedremo nella tesi di dottorato, si è occupato di altre tematiche, ha mantenuto un filone di ricerca per diversi anni, e questi sono, diciamo, una serie, i lavori, e spero di non aver dimenticato nulla, realizzati nel tempo nell'ambito della visualizzazione di algoritmi e poi estendendo alle nuove problematiche del web e via dicendo, mantenendo sempre un ottimo livello di qualità della sua ricerca. E come vedete, coinvolgendo anche nuove persone all'epoca giovane, ad esempio leggo Vincenzo Bonifaci, Luigi Laura o stranieri come Stefan Haher, e quindi che è un collega tedesco. Quindi in qualche modo, cioè, vuol dire, una presenza nazionale, locale e anche internazionale. Nel 2001 Camille completa la tesi di dottorato. Lui si laurea in informatica, però poi ha deciso di svolgere il dottorato presso questo dipartimento, e con come advisor Umberto Nanni. E la sua tesi trattò grafi dinamici. Ora, non è questa la sede per spiegare le problematiche tecniche dei grafi dinamici, ma l'intuizione è che i grafi sono molto utilizzati nell'ambito informatico attuale, perché rappresentano la possibilità di permettono di rappresentare situazioni molto comuni. Una rete stradale è un grafo. E in una rete stradale noi siamo interessati, quando usiamo Maps, a sapere qual è il percorso più veloce per andare da casa alla nostra destinazione. Bene, questo è un grafo, e Camille si
preoccupò esattamente di studiare questi problemi di percorsi, percorsi minimi, il percorso più breve su cui noi siamo interessati, però non in una situazione dinamica come quello che noi abbiamo, cioè nelle reti di traffico c'è una previsione di traffico del momento, però gli strumenti che abbiamo oggi ci danno anche informazioni su rallentamenti nelle strade e quindi possono cambiare dinamicamente la lunghezza del percorso, no? Cioè nel senso, certe volte la sera, se voi fate un'indagine, vi dà un tempo, la mattina alle 9 vi dà un altro tempo, perché tiene conto delle condizioni reali del traffico e magari vi propone una strada diversa il venerdì rispetto a quella degli altri giorni perché c'è stato un incidente. Bene, queste problematiche di grafi dinamici richiedono il fatto di non dover ricalcolare ogni volta che uno fa una domanda tutto da capo sulla base dei nuovi dati, ma cercare di ricalcolare la nuova soluzione traendo vantaggio del fatto che la soluzione precedente era già una buona soluzione, ci sono state piccole modifiche. Questa è una tematica che negli anni, fine anni 90, primi anni 2000 è stata una problematica di grande interesse, come credo la motivazione che ho dato credo che sia sufficiente, e su questa tesi lui ha svolto una collaborazione eccezionale, io credo, con, insieme a Giuseppe Italiano, che all'epoca era professore a Tor Vergata e poi adesso successivamente qui presente e adesso è professore alla LUIS. Questi sono alcuni dei lavori. Vorrei sottolineare anche, cioè, per gli informatici è abbastanza chiaro, voglio dire, il prestigio delle sedi. Vorrei sottolineare due lavori sul Journal ACM, che è l'Associazione di Informatica Americana, che è nell'ambito della teoria il giornale più prestigioso che esiste. Ogni anno il giornale dell'ACM pubblica 25-30 articoli al massimo, ogni anno. Quindi averne due è considerato un obiettivo di successo per tutti, averne almeno uno. In due anni Camille e Giuseppe Italiano ne pubblicarono due. E per dare un'idea anche dell'impatto del lavoro, mi concentro solo sull'abstract, il sommario di uno di questi. Nella prima parte spiegano, riassumono il risultato, però vorrei sottolineare la parte in meretto, che dicono quello che noi facciamo migliora di molto i risultati precedenti e risolve un problema aperto da molti anni. E non solo la nostra soluzione è molto migliore di quello noto, ma usa strutture, meccanismi semplici, porta programmi semplici e quindi è una soluzione che non è solo buona in teoria, ma è anche buona in pratica. E questo lavoro ha avuto molte citazioni e per mantenere l'idea del fatto che è ancora un lavoro vivo, attuale, lo scorso anno ne ha avute 31 citazioni, che per noi è già un buon numero, e 15 anni, 19 anni dopo la pubblicazione avere ancora 30 citazioni è un reale fatto di una pubblicazione che ha un impatto. Poi qui accenno velocemente ad altri lavori in ambito su grafi, perché è mantenuto sia con Irene, con Pino Italiano, con diversi altri colleghi italiani e stranieri, e anche su altri problemi su grafi. E però poi, e questo è molto lunga la lista perché ci sono, però poi successivamente Camilla ha pensato di spostarsi di area, tornarsi in un'attività di ricerca abbastanza diversa, i linguaggi di programmazione. Si è occupato di aspetti teorici particolari che però, come vedremo, hanno anche un impatto applicativo non indifferente. E l'idea è di, non voglio entrare nel dettaglio in questa sede perché non può non essere comprensibile a tutti, però insomma qualcosa che cerca di capire in poche parole come, quale sia l'effettiva efficienza di un programma senza doverlo eseguire su dati di test. Cioè uno deve, per capire quando c'è un programma funziona, capire l'effettiva diversità dalle situazioni richiede di fare dei test. Però questi test nei programmi veri, complicati che usiamo oggi, possono avere
dei comportamenti molto difformi da un test, da un input a un altro input. E quindi avere un'idea, diciamo, di quali sono i colli di bottiglia, gli elementi critici del programma che noi scriviamo, non pensiamo a piccoli programmi, immaginiamo a grandi programmi di grandi sistemi, c'è la teoria forse ci aiuta. E questo, quello che ha sviluppato Camille, è uno studio in questo settore per migliorare. E vorrei citare in questo qualcosa che credo che sia impressionante per tutti noi della comunità scientifica. Il primo lavoro che hanno proposto nell'ambito dei linguaggi di programmazione insieme a Irene e Andrea Ribichini è un lavoro tecnico, no? Vuol dire, non parlo del lavoro, ma quello che è sorprendente per me è stato presentato all'epoca alla conferenza americana di maggior prestigio o una di maggior prestigio nell'ambito della tematica specifica di linguaggi di programmazione. Era il primo primo lavoro presentato da Camille, Irene e Andrea, e ciononostante non solo è stato accettato, quindi non sapevano il linguaggio, la comunità, quali sono le tematiche ma è stato considerato uno dei 4 migliori articoli della conferenza. E questo fatto di andare in una conferenza di grande prestigio, in cui è già un onore essere accettati, risultare come vincitore del Best Paper Award o uno dei 4 Best Paper Award, credo che sia un obiettivo che è raro che incontrare. Cioè già questo segna, diciamo così, una... Nell'ambito, seguendo un po' la falsariga che abbiamo visto prima, nell'ambito dei linguaggi di programmazione non è finita qui l'attività, ci sono stati molti altri lavori qui rappresentati in cui... possiamo vedere anche il fatto, non solo l'allargamento di collaborazioni, ma anche il coinvolgimento di diverse persone giovani e studenti di dottorato che sono coinvolti. E sempre mantenendo un livello di grande qualità dei lavori. E non contento di questo, però poi il passaggio successivo fu di muoversi dai linguaggi di programmazione verso un aspetto della cyber security, della sicurezza formale. E di questo ci sono stati, diciamo, i contributi di Camille possono essere riassunti in 2 tematiche principali. Uno, l'esecuzione simbolica, che vuol dire... che è un po' simile, affine a quello che io ho detto prima. Prima dicevo cercare di capire il comportamento, il costo di esecuzione di un programma senza effettivamente eseguirlo. E nell'esecuzione simbolica è importante nell'ambito degli attacchi, perché io voglio capire se ci sono delle configurazioni di dati che possono permettere al virus, al codice malevole di fare dei danni. E questo fatto e chiaramente lo devo fare cercando di capire quali possono essere questi input e senza rischiare di avere poi il virus sulla mia macchina. E quindi capire il comportamento dei programmi senza eseguirlo, alla ricerca in questo caso di codici malevoli, virus e malware in generale. E queste tecniche, anche qui, diciamo, c'è un punto da segnalare. Questa tecnica dell'esecuzione simbolica era presente prima, diciamo così, di un interesse di cyber security, però insieme a Roberto Baldoni, Emilio Coppa, Daniele Cono d'Elia e Irene è stato scritto un survey di queste tecniche, apparso nel 2018 su una rivista importante, che è citato quasi 600 volte nella letteratura internazionale in 5 anni, qualcosa di, diciamo, è sicuramente un lavoro che ha un impatto nella comunità e continuerà ad averlo nei prossimi anni. Quindi il messaggio credo che sia chiaro: si è occupato di diverse aree, ma in ogni area è riuscito a dare un contributo outstanding, come si dice, eccellente, di grande eccellenza. Io ne nomino uno, ma ovviamente è solo per dare esemplificazione e anche perché non sarei in grado di entrare in ambito anche qui negli ultimi anni, vedete dal 19
21, 22, ci sono diverse pubblicazioni, anche qui si allarga il numero degli studenti, dei giovani coinvolti in questi progetti. Vedete i nomi, nuovi nomi rispetto ai precedenti, Borzacchiello, Maiorca, Columbu, Giacinto, insomma, quindi persone che allargano, cioè quindi un'idea non solo di fare ricerca con persone esperte, ma anche di comunicare questo, un ruolo di didatta, cioè la didattica non è solo, io credo, fare ottime lezioni in aula, ma anche comunicare il mestiere, se così si può dire, alle persone giovani, un trasferimento di conoscenza, di approccio. E in questo, diciamo, Camille aveva un entusiasmo, come tutti quelli che hanno potuto conoscerlo, fuori dal comune. E l'ultimo argomento scientifico dell'area di cui Camille si occupava è un po' così, poco noto, diciamo, nel nostro ambito più tecnico, la scientometrix. Che cos'è? È la scienza che studia i meccanismi, le caratteristiche, gli aspetti quantitativi delle qualità dei prodotti scientifici. E è un qualcosa un po' di nicchia, ma recentemente ha assunto un po' di valore in Italia, almeno perché con le valutazioni periodiche vengono fatte degli Atenei, della qualità scientifica degli Atenei, e che sono basate sulla valutazione delle qualità dei lavori svolti, è chiaro che la scientometrix importa, nel senso se una selezione dei lavori di un Ateneo fatta bene o fatta male può creare una diversa valutazione da parte del Ministero, degli organi preposti alla valutazione, e dalla valutazione nascono anche i finanziamenti all'Ateneo. Quindi è una questione realmente di non di sopravvivenza, ma di miglioramento dell'Ateneo. E quello che è partito l'interesse di Camille è che lui e Camille, insieme al preside Marco Scherf, hanno fornito un supporto cruciale negli anni della passata valutazione, non quella, ma del 14-17, se non sbaglio, giusto Marco? 14-17, la valutazione dei lavori fatti dal 2014 al 2017, hanno fornito un lavoro fondamentale per Sapienza, fornendo dei suggerimenti su quali erano i lavori da selezionare perché avrebbero avuto una migliore valutazione da parte dei docenti dell'Ateneo, del Dipartimento, ma poi il prodotto fatto ha avuto utilizzo anche nell'intero Ateneo. Quindi è qualcosa, e chiaramente nasce questa come un'attività di servizio, però da questa attività di servizio per l'Ateneo, a cui Camille e Marco appartengono, nasce poi un interesse scientifico, e questi sono i lavori pubblicati. Come vedete, ricorre ancora ACM, l'associazione di calcolo americana, che è una delle associazioni più prestigiose nell'ambito dell'informatica, se non la più prestigiosa, e poi questa rivista Scientometrix, che, come dice il nome, è insomma la rivista capofila nell'area. Quindi anche qui un progetto nasce applicativo, di servizio, diciamo così, per la comunità poco di scienza, la capacità di Camille e Marco è di stato di trasformarlo in attività di ricerca con un impatto significativo. In tutto questo io ho parlato dei raggiungimenti, però una caratteristica dei docenti informatici e anche in tutte le comunità scientifiche è di capire quanto le persone siano nella comunità, possono dare un servizio alla comunità in termini di pubblicazioni, di selezioni. Ecco, Camille è stato editore di diversi numeri speciali di riviste dedicate a temi specifici di cui lui era chiamato per la sua competenza a curare numeri speciali di riviste dedicati a temi di interesse, o articoli selezionati da conferenze, da alcune delle numerose conferenze. Qui ne ho citati alcuni, non sono tutti gli eventi che ci sono anche per motivi di spazio, ma questo, il messaggio è: Camille era una persona che era dentro la comunità internazionale, pienamente riconosciuto per il suo valore, la qualità del suo lavoro e delle sue tesi. Tra tutti questi vorrei sottolineare l'ultimo, quello in grassetto, e vorrei considerarlo
voglio dire, non è importante il tema, quello che è importante è il dare un'idea dei coautori. Allora, Goldberg è stato un professore a Stanford, e poi è andato a Microsoft ed è una persona, insomma, ha fatto carriera in ambito della ricerca prima di Microsoft e poi di Amazon, quindi insomma una persona che americana, che ha fatto una carriera americana. Ma il nome più illustre è David Johnson, l'ultimo. David Johnson, per chi si occupa di informatica, è il David Johnson che ha scritto un libro fondamentale che Computers e Intractability nel 79, è un libro, per dare un'idea, un libro fondamentale, un libro che ha raccolto nella mia generazione e anche nelle generazioni successive, vedo Antonio che è assente, è stato un libro che, tanto per dare un'idea di citazioni, oggi è stato, quel libro è citato da 75.000 lavori e ancora ogni anno ce ne sono 5.000 citazioni dopo 40 e passanti. E David Johnson non ha fatto solo questo, non ha fatto solo il libro. Per parlare di, si è occupato di, ovviamente, di informatica teorica, di algoritmi, di queste cose, però ha fatto poi recentemente, negli ultimi anni della sua vita, ha scritto lavori su Nature, ha scritto lavori su tecniche di internet, cioè IP, insomma, protocolli internet, insomma, sostanzialmente, per raccogliere, per i colleghi tecnici che lo sanno, ha più di 200, pur essendo morto da 5 anni, ancora 7-8 mila citazioni all'anno, e ha avuto più di 200.000 citazioni di lavori, cioè qualcosa che è veramente straordinario. Perché tutto questo panegirico di David Johnson? Per dare un'idea che se David Johnson scrive, fa un qualcosa e coinvolge una persona, Goldberg, vabbè, professore a Stanford all'epoca, ma Camille Demetrescu, professore alla Sapienza, coinvolto da David Johnson in questo progetto, dimostra, voglio dire, un'enorme stima della cosa. E la pubblicazione finale dell'American Mathematical Society dà anche l'idea, insomma, vuol dire, della rilevanza della cosa che è stata fatta. E questo credo che sia un punto, cioè, solo questo credo che dia un'idea della rilevanza di Kamin nella commissione. È stato anche presidente del comitato di programma in numerose conferenze, qui ne cito alcune, però insomma credo che è una presenza locale anche come organizzatore, non solo come autorevole scienziato, quindi anche l'organizzatore che cerca di organizzare la cena sociale, richiede il presente, risolve insomma tutte le questioni più di bassa manovalanza che tocca fare quando uno organizza conferenze. E vorrei concludere questo ultimo argomento con la Cyber Challenge, che è una parte non strettamente di ricerca, ma questo anche per concludere un po' il messaggio iniziale dato. E la Cyber Challenge nasce nel 2017 in Sapienza, in questo dipartimento, su un'intuizione di Roberto Baldoni, che è qui, ma vero motore organizzativo è stato Camille, nel senso, nella realizzazione, insomma, Roberto ha dato l'intuizione, l'organizzazione, gli advice, ma poi ci dirà. E questa è la foto, riconoscete l'ingresso di Via Ariosto, questa è la foto del primo team degli ammessi. L'idea è di selezionare degli studenti sia delle triennali ma anche delle scuole superiori e avviarli, dopo una prima selezione non tecnica, ma avviarli a corsi specifici e poi svolgere una gara per partecipare come rappresentanti italiani o di Sapienza a gare nazionali o internazionali. E quello che sono in queste foto dà un po' anche un'idea del trasferimento, cioè non è solo un aspetto burocratico, amministrativo, facciamo questo, lezioni, prova d'esame e via dicendo, ma anche l'idea dell'informalità, del rapporto conviviente. Nella foto a destra, quella che abbiamo usato anche per il manifesto di questa giornata, c'è la squadra e i docenti della squadra, quindi vedete i quattro ragazzi con la maglietta bianca e il badge sono i quattro partecipanti del team Italy della prima volta. E però c'è anche questo aspetto conviviale, pizza, bar, insomma una presenza che non va oltre, diciamo così, la presenza tecnica, insomma, che è appunto l'idea di trasformare l'entusiasmo. Oggi, 2018, l'idea ha avuto successo, 8 università e
quello mi piace ricordare questo, e l'organizzazione ovviamente nella finale nazionale tra i diversi, tra le squadre dei diversi Atenei si è fatta a Roma, perché era l'unico Ateneo a maggiore esperienza, e anche qui Camilla ha trovato una sede, diciamo così, molto bella e ironica, il Museo d'Arte Classica della Sapienza. Oggi Cyber Challenge è un'organizzazione grossa, qua ci sono chi lo organizza, il supporto del Ministero della Difesa, della Presidenza del Consiglio, è inserito in albo nazionale delle eccellenze della scuola superiore, perché è sempre aperta ai ragazzi delle scuole superiori, e nel 2022 ha avuto un sacco di sponsor anche finanziari o di prestigio e 43 università, e quindi diciamo, è un qualcosa che è un fenomeno nazionale adesso e nasce in 5 anni di questo. E questo per dare un'idea, è la foto dei partecipanti delle squadre, delle 43 squadre alla finale nazionale dello scorso anno, che si svolge in primavera, quindi maggio-giugno di solito. Bene. La Cyber Challenge credo che dal meccanismo del trasferimento, del didatta, no? Del fatto di andare oltre il fatto di questo. E quindi, in conclusione, io penso alla fine dello studio, della preparazione per questo intervento, che come ho conosciuto Camille è stato un ricercatore con un'energia positiva sempre presente e contagiosa, cioè con un sorriso, con un coinvolgimento che era sempre stimolanti. Nasce come ricercatore in teoria, però questi cambi che ha avuto nel frattempo credo che vi abbiano convinto che amava la teoria sì, ma cercava anche un impatto nel suo lavoro per qualcosa o per le persone. E quindi credo che sia chiaro il triangolo. Camille è stato innanzitutto un ricercatore di grande talento, ma ha usato le sue capacità di ricercatore come innovatore, dove innovatore vuol dire non tanto inventare cose, ma innovare vuol dire trasferire in modalità nuova le sue attività di ricerca all'esterno, oltre. E in questo, voglio dire, l'esperienza Cyber Challenge forse è la più chiara, ma anche tutta una serie di attività fatte precedenti vanno in questa direzione, ed è stato anche un grande didatta. Finita la mia presentazione ci sarà un breve filmato che riassume, io credo, in qualche modo l'esperienza di Camille come docente in qualche modo. E quindi Camille ha trasferito le sue aree di ricerca in grande aree. È stato un grande didatta, probabilmente il più amato dagli studenti del corso di laurea in informatica, e ha motivato moltissimi colleghi. Come avete visto, il numero dei coautori cambia molto, molti sono stati motivati in nuove attività, e quindi Camille ci manca e ci mancherà. Grazie. Facciamo partire questo video. Voglio ringraziare in particolare Emilio Coppa per averlo realizzato con l'aiuto di molti studenti e altre persone dell'amministrazione, eccetera. E bene ragazzi, allora buongiorno, sono Camille Demetrescu, sistemi di calcolo, se non siete sistemi di calcolo avete sbagliato aula.
Allora, quello che vorrei fare come prima cosa è farvi capire perché siamo qua, cioè in che modo questo corso si innesta nel percorso, ok? Allora, voi siete iniziati, avete iniziato con subito, praticamente, questo però non ci piace, avete iniziato subito a programmare, ok? Primo anno, primo semestre, primo anno avete iniziato con Python. Tutto bello, si fanno tante belle cose, quindi abbiamo iniziato con Python. E ok, primo semestre, primo anno. Ok? Allora, lo scopo era, uno inizia, comincia a capire che si possono fare rapidamente delle cose utili. Ok? Quindi problem solving, cioè un problema da risolvere, non mi interessa come, tanto Python, qualsiasi cosa gli dai, se la prende, perfetto, andiamo. Quindi poi dici, vabbè, ok, non è che il mondo finisce con Python, siamo passati al C. Secondo semestre, primo anno, e qui dolori, no? Perché a un certo punto uno lo prende in fronte e dice ok, adesso era tutto facile, tutto bello, dizionari, butti lì qualsiasi cosa, si beve tutto, i tipi non c'erano, boom, puntatori, cominciano aritmetica ai puntatori, errori da tutte le parti, qualsiasi cosa la più scema, devi concatenare due stringhe, devi mettere un buffer, copiarlo, mettere il terminatore, un incubo. Bene, quindi, e questa è la realtà di che succede quando tu cominci a scendere di livello. Allora, siccome diciamo non c'è mai fine al peggio, diciamo quindi qui si scende, arriviamo qua, no? Ok, e qui siamo arrivati magicamente un anno dopo, va bene? Quindi voi siete sopravvissuti a tutto questo e arriviamo all'assembly. Va bene? Allora, l'assembly è il livello proprio in cui se vi dico fate qualsiasi cosa, diciamo vi prende lo sconforto. Questa discesa agli inferi, diciamo, dal C e poi arrivare all'assembly, in qualche modo ti pone il problema di capire cosa succede sotto. Quindi questo è il modo di rappresentare in esadecimale. Tra l'altro il fatto di avere lettere, uno ci gioca anche. Per esempio c'è tutta una collezione, diciamo, Bad Cafe. Bad Cafe. È esadecimale, bene. Se vi piace abbiamo anche Dead Beef, manzo morto, Dead Beef, no? Oppure Cafe Babe, vabbè, insomma, e così via, va bene, insomma. Vabbè, piccolo folklore, diciamo, informatico. Uno si accontenta di poco, ma diciamo che... Movelle? Facciamo così, ti do un budget di 10 domande a lezione, va bene? Quando le esaurite, chiudiamo, va bene? Fini i registri, esatto.
adesso alcuni di noi e chiunque volesse poi intervenire, abbiamo un po' di interventi predeterminati, ma poi chiunque volesse parlare può intervenire. Ricorderanno Camille, e io so che dovrebbe esserci il dottor Mollicone qui, che è il presidente della Commissione Cultura della Camera, mi scuso se non è proprio la denominazione completa, e voleva portare un saluto e penso un ricordo personale. Grazie. Buongiorno a tutti, sono qui sicuramente come presidente della Commissione Settima Università, Scienze e Ricerca, oltre che Cultura della Camera dei Deputati, e ci tengo ad essere qui in questo ruolo non per me, ma ci tengo ad essere qui in questo ruolo oggi per commemorare un grande ricercatore italiano, uno scienziato dei numeri, e onorare anche il lavoro che fate qui alla Sapienza, al Dipartimento di Ingegneria Informatica. E questo perché, per un altro motivo, perché in realtà sono qui come amico, come diciamo, frequentatore, sostenitore della famiglia Demetrescu in tutta la sua ricchezza di bellezza, di arte, di scienza appunto. Patrimonio che sicuramente Camilian Demetrescu ha trasmesso ai suoi figli insieme a Micaela. Io ho avuto sempre una impressione di Camille diversa da quella che qui oggi avete mostrato, e cioè di una persona umile, ai limiti della silenziosa riservatezza, della timidezza, e non certo con il carisma che dal bel video e dai ricordi e dall'emozione che trapela dai vostri ricordi avete trasmesso. E questo fa di lui il segno, dà a lui il segno della grandezza, perché le persone più geniali, le persone più alte, sono quelle che indossano la maschera dell'umiltà. E Camille era sicuramente un grande ricercatore, un grande scienziato, un grande padre, e io penso che l'apporto che lui ha dato, non soltanto con la sua capacità di ricerca, ma con la sua intelligenza a questo dipartimento e quindi all'Università La Sapienza e quindi all'Italia, meriti davvero il riconoscimento alla memoria che gli state conferendo, ma soprattutto meriti la capacità e la possibilità di onorarlo anche proseguendo il lavoro che aveva iniziato, anche andando, e questo è compito nostro istituzionale, andando a rafforzare tutte quelle reti che attraverso, ad esempio, la cybersicurezza permetteranno ai tanti Camille Demetrescu che sono anche qui in questa sala, ai piccoli giovani Camille Demetrescu che cresceranno, di avere una nazione dove l'informatica, la ricerca scientifica sul numero e sugli algoritmi possa crescere, rafforzarsi e proseguire. E lo dobbiamo soprattutto all'esempio di Camille Demetrescu. Quindi questo è un impegno che prendo in questo caso da Presidente della Commissione Università, Scienze e Ricerca della Camera dei Deputati, che sintetizza in me, con grande ovviamente immodestia e umiltà, la Camera tutta e il Parlamento tutto. Quindi grazie davvero per questa dimostrazione di eccellenza, l'eccellenza che vede una università e un dipartimento non soltanto essere appunto una punta avanzata di ricerca,
italiana, ma anche una comunità che sa ritrovarsi nella memoria di chi non c'è più, ma che c'è sempre e ci sarà sempre. Perché come sappiamo e come ci insegna la filosofia della scienza, la filosofia in generale, tutto è numero. La nostra vita, la natura da cui siamo circondati, l'universo, la musica finanche è numero. E Camille era un sacerdote del numero e un ricercatore assolutamente ineguagliabile. Grazie davvero e tutto questo nel ricordo di Camille Demetrescu. Io sono stata la direttrice di Camille negli ultimi anni, che è stato con noi, direttrice di dipartimento, e prima ovviamente una collega più grande. Ho sempre apprezzato Camille come tutti, e la cosa interessante, l'Accademia, diciamo, non è sempre un posto proprio facilissimo, diciamo, cioè molto competitiva, eccetera. Bene, diciamo, tutti volevano bene a Camille, adesso sembra una cosa banale, ma è così. E allora voglio raccontare questo piccolissimo fatto. Quando io sono stata a un certo punto prorettrice in Ateneo, qualche anno fa, e allora, finché uno sta dentro al proprio divertimento, è un luogo sicuro, come si dice. E ho chiesto, quando ero proiettrice, a delle persone di darmi una mano. Uno di questi era Camille, che era all'epoca un giovane professore associato. Cioè, allora Camille è arrivato nell'arena, non so come si possa definire, dell'Ateneo centrale, la governance, le sgomitamenti, lotte varie, eccetera. Bene, diciamo, lui si è mosso con il suo sorriso tranquillo. Dopo una settimana volevano tutti bene a Camille e dicevano: ma questo ragazzo eccezionale, e cominciavano a chiamare Camille per chiedergli. Lui lavorava, come è stato ricordato da Alberto, insieme con Marco Scherf anche sulla prima valutazione UQR, eccetera. Lo chiamava per chiedergli: ma mi dici, mi fai dare un aiuto, mi dici, mi fai, eccetera. E lui non si scomponeva mai e rispondeva sempre, era sempre disponibile. E veramente ha lasciato anche lì un ricordo incredibile, positivo. Ecco, se c'è una parola che vorrei usare per definire Camille, la positività che emanava. Tanto ha lasciato un ricordo positivo che dirigenti dell'Ateneo, sono una particolare, la vedo adesso che è arrivata una collega che è una delle nostre dirigenti, è qui proprio per essere con noi a ricordare Camille. E molte persone mi hanno scritto per appunto dire che sono con noi anche dopo qualche anno, ormai è passato un po' di anni da quando Camille è stato lì a lavorare con noi. E quindi mancherà non solo alla famiglia, agli amici, a questo dipartimento, ma posso dire a tutte e tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. E adesso chiamerei appunto una persona che ha conosciuto bene, che ora è il nostro preside, Marco Scherf. Prego Marco. Grazie Tiziana, io ovviamente voglio innanzitutto portare veramente il saluto di tutta la facoltà. Tantissimi colleghi mi hanno scritto in questi giorni chiedendomi di
ricordare il loro rapporto, la loro interazione sempre molto positiva, sempre cose non cambiano, ma ovviamente io ho avuto una relazione anche molto diretta, personale, insomma non cambia, siamo stati in stanza insieme 5 anni credo, forse anche di più, e quindi diciamo io non vorrei fare una cosa formale, ma non riesco neanche a fare un ricordo personale. Io semplicemente vorrei dire che è stata una persona che è stata veramente molto importante per tutti noi, è stata una presenza importante. Ecco, gli ultimi anni difficili sono stati per noi, per me in particolare, molto difficili anche per me, l'ho vissuto anche quasi personalmente. Mi dispiace molto di questo, quello che è successo, e io voglio solo ricordare appunto il collega che veramente era disponibile sempre a dare una mano, a impegnarsi su tutto anche quando non c'era nessun vantaggio da ottenere, nessun guadagno, come diceva Tiziana, troppo spesso in alcuni ambienti universitari, specialmente fuori da un ambiente più chiuso, troppo spesso uno si impegna se pensa che ha un vantaggio. Non era il caso di Cammi. Cammi si è sempre detto disponibile a aiutare a me, a Tiziana, a tutti, sempre senza chiederci nulla, sempre senza chiedere niente. Quindi vorrei ricordarlo soprattutto per questa sua grandissima generosità, per questa sua grandissima umanità nei confronti dei colleghi, degli studenti e di tutti. Grazie. Roberto Baldoni. Roberto è stato la persona che ha portato Camille nella cyber. Ma insomma, io devo dire che è molto difficile parlare, perché dopo quello che è stato detto e soprattutto all'interno della presentazione, dove ho rivisto tutta una serie di foto di passaggi di vita per me particolarmente importanti, i filmati, sistemi di calcolo è stato un corso che io e lui facevamo in parallelo, no? Perché ovviamente c'erano tanti studenti e quindi l'abbiamo progettato insieme, l'abbiamo sviluppato insieme, ed era dal nostro punto di vista veramente un corso che in qualche modo, come ha detto Camille, dava diciamo una visione, dopo una visione esterna, una visione più interna dei computer, che era sempre una cosa particolarmente ostica, ma credo che ci eravamo arrivati con un percorso che poi gli studenti hanno apprezzato. Ovviamente ogni volta ricordavo a Camille la differenza, no, tra le due aule, nel senso c'era l'aula di Camille, poi c'era la mia, dove io non ero così amato onestamente dagli studenti, però devo dire che veramente lì ho visto quanto Camille aveva impatto sui ragazzi, come riusciva, e devo dire che lo ammiravo molto per questo. Mi ricordavo un po' quando ero giovane, anche quando insomma facevo dei corsi con molto, tantissimo entusiasmo che ahimè magari un po' poi si perde all'interno della propria carriera. E devo dire, quindi questo è un ricordo per me importante, averlo rivisto è stato veramente un colpo forte al cuore. E poi tutta la parte di Cyber Challenge, ma non solo Cyber Challenge, noi abbiamo fatto tante cose insieme. È stata la prima persona che io ho approcciato dentro il dipartimento dicendo, era intorno al 2014 probabilmente, guarda che noi dobbiamo fare un servizio per il paese, noi dobbiamo sviluppare una scuola di cybersicurezza a 360 gradi, quindi non soltanto con la parte di ricerca, che ovviamente alla quale eravamo più preparati
e quindi guardare anche altri aspetti. E la Cyber Challenge è ovviamente uno di questi. E devo dire che ancora ricordo quando entravo nell'ufficio di Marco e di Camil parlando delle iscrizioni. La prima edizione, come è stato ricordato, è stata fatta in Sapienza, noi ci aspettavamo 100-150 iscritti, abbiamo superato i 1000. Questo anche significava che i ragazzi erano avanti a noi, che già vedevano lì questa possibilità di preparazione che andava al di là anche di tutto ciò che c'era in Italia in quel momento. E lui è stato il motore, come ha detto Alberto, fortissimo di questa Cyber Challenge, e l'ha presa a cuore in modo incredibile e lui l'ha lanciata poi per portarla ai livelli che siamo arrivati ora, quindi ad aver dato un asset al paese per poter fare un training adeguato per quanto riguarda diciamo questi talenti che si sviluppano e che non esiste in Europa, cioè non esiste da nessun'altra parte credo del mondo, sicuramente non in Europa, perché l'ENISA ha fatto uno studio comparato e di questo dobbiamo essere grati a Camil, a tutte quelle discussioni che abbiamo avuto, all'impostazione che abbiamo dato e di cui Camil poi è stato il promotore. L'ultima cosa che vorrei ricordare è stato pochi giorni prima di lasciare Sapienza, eravamo nel fine 2017, ovviamente io speravo che lui e tutti qui, anche diciamo i più anziani, speravano che lui prendesse questo mio testimone, perché era la persona giusta e per poterlo fare, intendo il Laboratorio Nazionale di Cyber Security, intendo il CIS, e purtroppo lì poi lui mi confessò una cosa e devo dire che insomma io è veramente molto toccante, per cui poi abbiamo dovuto cambiare i piani. Ecco, questa è l'unica cosa che veramente mi dispiace. In tutti questi anni di lavoro a stretto contatto con Camil, e questo è il mio breve ricordo. Grazie. Una persona è stata molto importante per Camil nella sua carriera scientifica e sicuramente è stata citata spesso da Alberto, Pino Italiano, ora professore alla LUIS, e che anche lui è voluto essere qui oggi. Questa è una foto bellissima di Camil, tra le foto è la più bella, fatta a casa mia mentre giocava con mio figlio Giovanni. Camil era l'idolo di mio figlio Giovanni, sin da piccolo, una volta eravamo andati a Gallese, ci ha portato in una chiesa, credo deconsacrata, in cui il padre teneva le sue opere, e questa chiesa aveva una chiave grandissima. Questa chiave aveva colpito l'immaginario di mio figlio ed era affascinato da Camil, continua a dire Camil ha questa chiave grandissima, questo posto bellissimo. Ho conosciuto Camil e Irene per la prima volta nel 1997, un po' di tempo fa. Questo l'aveva citato Alberto, avevo organizzato una conferenza a Venezia, all'epoca era a Venezia, e una conferenza è poi confluita in ESA, e Camil e Irene sono venuti a Venezia per presentare il risultato della loro tesi. Come vedete, diciamo, questa conferenza, anche se era la prima edizione, c'erano nomi incredibili. Io ricordo che quando l'ho organizzato ho detto, vabbè, verranno pochissime persone, invece abbiamo avuto un numero di sottomissioni incredibile, persone come Kurt Mellor, Bernard Moret,
insomma, vedete i nomi, se lavorate in quest'area capite che sono persone di un livello elevatissimo. E Camille e Rene sottomisero la loro tesi, e la tesi, io ero uno dei revisori tra l'altro del loro lavoro, non aveva nulla da sfigurare rispetto al lavoro di tantissime persone importanti. Se ne ricordo male, Irene correggimi, Camille diede il talk. Io ero già impressionato da questo lavoro, per cui stetti a sentire il talk di Camille e ne ebbi un'impressione veramente fantastica. E poi, diciamo, io mi trasferii a Tor Vergata, da Venezia, e ricordo che, se non ricordo male, nel 99 Giorgio Osiello mi chiamò al telefono e disse: Pino, senti, c'è questo studente che noi abbiamo nel dottorato, perché non ci parli un po'? Perché non ci lavori un po'? Siccome avevo questa ottima impressione di Camille, ovviamente una grandissima stima di Giorgio Osiello, cominciai a interagire con Camille. Ci vedevamo tutti i sabati mattina, il dipartimento era via Salaria, a Villa Borghese, e lavoravamo insieme. E io forse sono la collaborazione scientifica più bella della mia vita, ho lavorato con tantissime persone. E abbiamo fatto delle cose fantastiche, ma ci siamo divertiti. Era, diciamo, io ricordo che guardavo la settimana e dicevo: quando arriva sabato mattina, perché così ci sedevamo a una panchina a Parco dei Daini, cominciamo a dire cose strane, la gente attorno a noi scappava, perché diciamo cose stranissime, log log o altre cose che facevano capire che eravamo persone strane. E quindi diciamo lavoravamo in maniera molto distesa in qualsiasi momento. In quegli anni, diciamo, la cosa che a me è rimasta tantissimo è il piacere di lavorare con una persona come Camille. Ma abbiamo raggiunto dei risultati incredibili. Abbiamo, come diceva Alberto, risolto dei problemi che erano aperti da molto tempo, e abbiamo pubblicato, diciamo, in venue che sono veramente molto importanti. Diciamo, io ero veramente molto felice per Camille, ma impressionato anche dalla sua capacità di raggiungere questi risultati. All'inizio, quando ho parlato con Camille, ho cominciato a parlargli di problemi, diciamo, abbastanza non troppo complessi, poi ho capito che potevo andare su cose molto più complicate ed è stato veramente degli anni fantastici. Camille aveva un tocco artistico, l'ho accennato l'onorevole Mollicone prima, ha ereditato questo tocco da suo padre, che era un pittore stimatissimo, un artista stimatissimo. Ricordo molte discussioni sulle dimostrazioni dei teoremi, io facevo delle dimostrazioni, diciamo, molto noiose, se posso dire, cioè dimostrazioni molto pulite a livello matematico, ma diciamo che non facevano trasparire la gioia della dimostrazione. Camille riusciva a dare a questa dimostrazione un tocco magico di arte, e questo a me è una cosa che ha colpito e abbastanza ho apprezzato sempre in Camille. Abbiamo fatto tantissime cose insieme, abbiamo organizzato workshop, Dachstuhl, Oberwolfach, avevamo un workshop insieme a Bertinoro che facevamo con Andrew Goldberg, che ha citato prima Alberto Marchetti, Valerie King, che è un'altra ricercatrice molto affermata, e Bob Targent, che è un Turing Award. Quindi insomma, anche questo dà un po' l'idea del livello di campo. E chiaramente non perdevamo mai occasioni per divertirci, per fare cose anche piacevoli, tipo giocare a ping pong. Eravamo molto affiatati anche a ping pong e veramente riuscivamo a divertirci anche in questo. Abbiamo organizzato FOX, che è una delle conferenze più prestigiose a Roma, la prima volta che una di queste conferenze è uscita fuori dagli Stati Uniti. I colleghi americani sono sempre molto gelosi delle loro conferenze top, non le vogliono fare uscire. E ricordo che io dissi a Camille: perché non facciamo un logo di questa conferenza, magari un'immagine del Colosseo? Lui si mise là, fece uno schizzo e questo è il logo che abbiamo fatto per questa conferenza. Abbiamo scritto anche uno dei nostri paper più richiesti, che è come, diciamo, di solito le conferenze all'epoca avevano una lista dei ristoranti, diciamo, erano gli anni prima delle social network così, ed era come descriveva questa lista di ristoranti intorno alla zona conferenza, con un approccio algoritmico, quindi diceva esattamente tutte le tecniche algoritmiche che dovevi seguire per andare in qualche ristorante. E ancora oggi ho persone che mi scrivono e dico: perché non mi mandi il tuo paper più bello? Io non sto a discutere, capisco,
è questo e glielo mando, perché magari visitano Roma e hanno diciamo idea di qualche ristorante. Siamo stati molto vicini, diciamo abbiamo avuto un ottimo rapporto professionale, ma un bellissimo rapporto di amicizia. Questo è quando, diciamo, mio figlio Giovanni è stato attratto particolarmente da Camille, l'abbiamo visitato a Gallese. Mio figlio Giovanni è quello che ha il cappello con l'elica in testa, e aveva questi vasi vuoti in cui lui si è infilato, questa chiave bellissima, insomma, continuavamo a interagire con rapporti di profonda amicizia e continuavamo a lavorare, ogni tanto parlavamo, abbiamo parlato di tutto, di tantissime cose. Io man mano scoprivo che Camila aveva degli interessi incredibili, che per me erano, aveva una, avuto una band, suonava la musica benissimo, faceva delle cose incredibili che erano veramente, io non avrei mai sospettato. E quando è nato Alessandro, scusa Alessandro, mio figlio Giovanni, che è quello che gli stringe il piedino, ha detto: è nato Alessandro, il giorno stesso dobbiamo andare a trovare Camille, e ha cominciato così a dirci questa cosa 10 volte al giorno, finché alla fine io non ho chiamato Camille e ho detto: scusate, dobbiamo venire a trovare perché ho mio figlio che non riesco più a tenere. Era così contento della nascita di Alessandro che Camille e Irene avessero un bambino che aveva questa. Gli altri sono, diciamo, un po' meno interessati ad Alessandro, gli altri figli di mio figlio Giovanni, però lui era eccitatissimo ed era felicissimo. È un grandissimo amico che ci ha lasciato troppo presto, però diciamo a me ha dato veramente tantissimo. Grazie. Grazie. Un'altra persona molto vicina a Camille. E Beppe Santucci. Io ho avuto una grandissima fortuna e Camille è stato sicuramente un collega straordinario. Alla fine ho anche scritto un lavoro con lui, scientifico. Veniamo da posti molto diversi come tipo di ricerca. Ma era un amico, un grandissimo amico. E io questo ho forte dentro di me come ricordo, delle cose straordinarie che abbiamo fatto anche fuori da questo dipartimento, diciamocelo, cose molto belle, passioni comuni, ma voglio rimanere qui dentro in questo momento. Una fortuna che ho avuto che Camilla era nella stanza accanto alla mia e quindi passavo, la porta aperta, ci guardavamo. Perdonatemi, gli amici a volte hanno dei giochi di parole, dei qualcosa che fuori contesto non significa nulla. Noi avevamo il nostro. Mi fermavo, guardavo su di c'era, entravo, sorridevo e grande Camel. Lui mi guardava, sorrideva, grande Beppe. Poi in un secondo si capiva: c'è tempo per dirci qualcosa di più, possiamo parlare? No, impegnati. Usciva dalla stanza e finiva lì. Altre volte invece c'era tempo per fermarsi. Mi sedevo e cominciamo a parlare di cosa? Di qualunque cosa. Passioni comuni, come dicevo, fuori dal dipartimento, in particolare il volo, l'aliante, cose che per anni ci hanno visto vicino. E poi un'altra passione comune, enorme, questa, interna, la didattica. E Camille amava insegnare in un modo straordinario. Ed è una cosa, è una passione forte anche per me. E ci trovavamo su mille cose. Come spiegare, tu come la dici questa cosa? Io dico, bisogna rallentare, quando la cosa è difficile bisogna parlare più piano agli studenti. Forse è anche bene non saperla bene fino in fondo anche tu che la insegni. Una tua esitazione mentale di comprensione si trasforma in una migliore esposizione di un concetto, rallenti. E io dicevo, no, ma un corso non va insegnato troppe volte, sennò lo sai troppo bene, poi vai a velocità costante, non riesci a rallentare quando serve. E parlavamo di mille cose sull'argomento e lui ogni volta riusciva a raggirarmi. In che senso? Che io parlavo, chiedevo: tu cosa fai, mi spieghi qui la Cyber Challenge, lui raccontava, poi chiedeva a me cosa facevo io e pian piano lui si tirava da parte e io parlavo e lui mi dava consigli, mi ascoltava. Carmi era un ascoltatore fantastico e alla fine
uscivo fuori contento delle cose che ci avevamo detti, e però dico, ma no, lui non mi ha detto tutto, c'è qualcosa di più, la sua timidezza, non lo so, qualcuno l'ha evidenziata, lui poteva dire tantissimo, si metteva da parte sempre, anche con un amico si metteva da parte, dedicava del tempo a me. E alla fine coltivavo un dubbio, ma c'è qualcosa di più, c'è qualcosa che mi sfugge. Dico, mi sa che... E allora questo dubbio era, ma mi sa che lui è più bravo di quanto mi racconta, fa cose più belle di quelle che mi dice. E poi ho capito, l'ho capito bene, come forse in quest'aula oggi sta emergendo chiaramente. Il mio dubbio non aveva ragione di esistere, non era un dubbio. Camille non era più bravo, era enormemente più bravo di quello che mi raccontava. Ha fatto delle cose che io non avevo capito, le sto capendo dopo, e mi dispiace non averle potuto parlare. E questo è il mio ricordo di Camille. Grande Camille. Per Camille forse più importanti dei colleghi, delle colleghe, erano sicuramente gli studenti. E quindi vogliamo sentire, in rappresentanza di tutti i tanti studenti e studentesse che ha avuto e che l'hanno amato nella sua carriera, alcune voci. Grazie. Buongiorno. Ho scritto due righe perché sono una persona molto emotiva e avrei rischiato di fare scena muta. Sono Luca Palluzzi, studente rappresentante di questo dipartimento, e quando fu il momento del triste annuncio da dare agli studenti ricevemmo un sacco di messaggi da parte delle ragazze e dei ragazzi che avevano avuto il piacere di svolgere un corso con lui. Raccogliemmo quei messaggi e li consegnammo alla famiglia e mi feci portavoce durante la commemorazione per portarne alcune all'orecchie di tutti. Oggi ci sono di nuovo io, con l'onere e l'onore, che raccolgo il pensiero e la voce degli studenti e delle studentesse che orgogliosamente rappresento e che lui amava tanto. Vorrei riprendere due pensieri che mi sono rimasti impressi da allora, di una ragazza e di un ragazzo, e portarle di nuovo a voi tutti come esempio. Se ricorderò per sempre il professor Demetrescu, mi ricordo delle sue mail e delle sue spinte motivazionali che scriveva usando il suo sergente Artam di Full Metal Jacket. Lo ricorderò e soprattutto lo farò con una foto che ho ritrovato scattata l'ultimo giorno di corso. 100 studenti e lui di lato, come a dire che il fulcro dell'Accademia siamo noi. 100 studenti orgogliosi di aver seguito il corso di un mentore, di una persona con la P maiuscola, Federica. Poi Marco aggiunge: attraverso di lui l'immagine ideale che avevo della buona docenza ha trovato nuova linfa, mostrandomi che amare il proprio lavoro e spendersi per i propri studenti non è un'utopia irrealizzabile, ma è un orizzonte che può essere raggiunto camminando con loro. Voglio ringraziare il professore per ogni lezione, per ogni linea di gesso, per ogni riga di codice. Il professor Demetrescu ha raffigurato e raffigura l'icona della buona docenza e dell'amore per l'insegnamento. Ha incarnato il corretto spirito della ricerca e dell'innovazione, facendosi promotore, prima di molti, di una branca dell'informatica ad oggi centrale ed in voga, la sicurezza. Che questi eventi e questi premi siano il memento della sua persona e lasciano vivo il ricordo e l'amore per la materia e per l'insegnamento. Non voglio dilungarmi, altre parole sarebbero superflue. Colgo solo l'occasione per ringraziarlo ancora a nome di tutte e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di entrare in contatto con la sua persona. Grazie, prof. Grazie. E
Emilio è uno dei giovani citati da Alberto nel suo talk. Allora, salve a tutti. Non sarà semplice, scusate, ho dovuto scrivere perché sennò non ce la faccio. Io sono stato prima di tutto uno studente di Camil in diversi corsi, poi sono stato tesista, prima triennale, poi magistrale, poi ho fatto parte del suo gruppo di ricerca, assegnista, poi sono stato co-docente in un corso che lui insegnava da tanti anni. Per me, e penso per tanti altri studenti e studentesse, Camil è sempre stato un grande punto di riferimento. Come già hanno detto altri, lui aveva questa capacità di trasmettere passione per gli argomenti che insegnava. Ha sempre aiutato tutti gli studenti, dal primo all'ultimo, in tutti i modi possibili. Andava spesso oltre quello che magari era richiesto da un docente. Ha sempre evidenziato il fatto che l'università è soprattutto formare persone, credere in loro, farle crescere. Questo ha portato Camil a creare dei legami, credo, molto importanti con tanti studenti e studentesse. E Camil credeva nelle persone, a volte anche in alcuni progetti. Negli ultimi anni uno di questi, che è stato già citato, è stato Cyber Challenge, un progetto particolare nato qui in Sapienza da 25 appassionati, bravissimi, appassionati alle tematiche di cyber security. In pochi anni ha portato questo progetto su una scala nazionale, come già stato detto, coinvolgendo tantissime università, migliaia di studenti. Da dentro il progetto io quello che posso dire è che la cosa più bella che ho avuto modo di vedere è stata l'impronta che Camil ha dato al progetto, riuscendo a creare una, seppur piccola, una importante comunità di studenti, studentesse, ma anche di docenti, professori, ricercatori. Questa comunità ancora oggi vive ed è molto molto bella da vivere. E credo che oggi sia significativo constatare la presenza di alcuni docenti, professoressi e ricercatori che hanno conosciuto Camil attraverso Cyber Challenge e sono qui oggi per ricordarlo, e hanno dovuto fare tantissimi chilometri, quindi vi ringrazio per essere qui. Camil ovviamente era un brillante ricercatore, già è stato detto tutto, non dico nulla di più. Posso solo dire che quando mi è capitato di incrociare persone da un profilo scientifico altissimo, tutte loro hanno sempre riconosciuto una grandissima stima in Camil. Quindi per me è sempre stato un grandissimo onore poter lavorare con lui in alcuni lavori. Questo anno ho spesso pensato a dei momenti vissuti con lui da studente, da collega. Ce ne sono tanti, se devo citarne alcuni, uno forse semplice, però per me significativo, è stato proprio le prime settimane all'università, primo corso di programmazione con Camil. E, Camil stava dicendo agli studenti che per svolgere l'attività del corso poteva essere utile andare a recuperare questo CD in copisteria con il software, all'epoca internet era quello che era. E io, un po' così ingenuamente, chiesi: ma in questo CD c'è anche software per la piattaforma Linux? E lui, nel suo modo che aveva, mi sbeffeggiò davanti a tutti dicendo: vabbè, ma se usi Linux e ti piace soffrire, ce la farai da solo. E ricordo questa cosa perché poi, se ricordo bene, a fine di quella lezione, sull'onda di questa battuta, ho conosciuto Daniele, che è stato un altro grande studente di Camil, che poi negli anni io, lui, Irene, Pietro, Luca abbiamo avuto un gruppo di ricerca che credo ha portato dei risultati significativi. Ho tanti altri ricordi legati ai viaggi fatti con Camil, perché pubblicando magari si andava a presentare dei lavori. Sicuramente il viaggio per me più bello è stato il primo, la mia prima pubblicazione in Cina, in cui ho avuto modo di conoscere Camil anche sotto punto di vista diverso, il punto di vista umano, tante cene, tante chiacchierate, mi fa sempre simpatia ricordare quando ci siamo sfidati a mangiare le cavallette e scorpioni fritti in questa strada di Pechino. Poi un altro viaggio bello è stato più recente in Israele, e non so bene perché a un certo punto ci siamo trovati a fare il bagno in una piscina naturale in mezzo al deserto, e non lo so, ho rivisto una foto l'altro giorno, è stato bello. Poi ovviamente ci sono stati tanti altri momenti
più accademici, più diciamo legati alla sfera lavorativa. Sicuramente ricordo le nottate a chiudere gli articoli con Irene, Daniele e tanti altri prima della scadenza di una sottomissione. Diciamo, in tutti questi momenti vissuti con lui ci sono stati tanti passaggi in cui ho capito diciamo, la persona straordinaria che era. Lui credeva nelle persone, ha creduto in me, ha creduto in tanti altri diciamo, studenti in questi anni, quindi diciamo, sicuramente per noi è stato importantissimo. Quest'anno quando è iniziato uno dei suoi corsi, sistemi di calcolo, è stato veramente duro diciamo, constatare l'impossibilità per gli studenti di quest'anno e quelli degli anni futuri di non poter conoscere Camille, insomma una persona in grado di lasciare un segno indelebile nel loro percorso. Grazie. Sentiamo, Leonardo Guerzoni è il collega che, suo malgrado vorrei dire, ha raccolto il testimone di Camille in molte delle attività legate alla cyber security. Sì, grazie. Allora, sono state dette tante cose già negli interventi precedenti, vorrei cercare di... Non ho preparato nessun intervento, vorrei cercare di tirare fuori, di mettere in evidenza alcuni aspetti che forse non sono stati particolarmente toccati o non sono stati in maniera esplicita, ma che a me personalmente hanno colpito molto. Io diciamo, non posso purtroppo a posteriori vantare un'amicizia di lungo corso con Camille. Camille per me è stato uno dei colleghi che ho trovato all'interno di questo dipartimento quando ho preso servizio nel 2008. Non ho avuto la fortuna di essere un suo studente, perché quando io terminavo il mio percorso di laurea lui credo avesse appena finito il dottorato, quindi non c'è stato modo di toccare con mano da studente la sua capacità di docente, no? E questo però non ha cambiato le cose. Lui è stato comunque, come sottolineava Alberto, un didatta verso in realtà tutti, verso tutti noi. Abbiamo sentito adesso la testimonianza di Emilio, che ha lavorato con lui nel gruppo di ricerca, quindi è stato un suo studente dal punto di vista... Da lui ha potuto imparare come si fa ricerca, in particolare ha potuto imparare che cosa vuol dire fare ricerca di vera qualità. E lavoro giornalmente con Daniele, mi ricordo alcuni anni fa feci una chiacchierata importante con Camille in cui lui mi disse... Io sento, capisco che è necessario che adesso Daniele prenda una nuova strada, te la senti di iniziare a lavorarci tu, di seguirlo. Io diciamo ne sono stato molto felice e in realtà non, in quel momento non ero in grado di capire la qualità della persona che mi sta affidando. Qualità che deriva ovviamente dalle persone che sono Emilio e Daniele, ma anche dalla qualità che lui era riuscito a costruire all'interno di queste persone. E oltre che dal punto di vista della capacità di formare dei ricercatori di grandissimo livello, sottolineo anche il fatto che io quando sono entrato nel 2008, come tanti, parlo a tutti magari i colleghi più giovani di me che sono entrati negli anni successivi, io sono stato preso e catapultato in un'aula, no? A fare lezione. Dopodiché uno dice, ma dov'è il manuale del docente universitario? Cioè come si fa il docente universitario? Come si va in aula a insegnare agli studenti? E quel manuale non esisteva, non esiste tutt'oggi, no? Quindi ognuno di noi entra il primo corso in aula e cerca di fare del proprio meglio. Cerca di fare il proprio meglio potendosi degli obiettivi e io, esattamente come era Camille, un obiettivo che mi ponevo è quello di cercare di trasferire il massimo verso gli studenti, non soltanto dal punto di vista delle conoscenze e delle competenze, ma anche dal punto di vista di come in che modo si mette la passione nel lavoro che uno fa, nelle materie che sta studiando. E da questo punto di vista io credo di aver... Ho avuto la fortuna di imparare molto da lui, ho avuto l'opportunità di essere un suo co-docente quando mi è capitato di insegnare con lui fondamenti di informatica, quindi con ragazzi in aula molto giovani, e lì per la prima volta ho potuto toccare con mano il fatto che per lui la didattica fosse una missione, no?
ne ha parlato Alberto, molto spesso purtroppo la didattica non viene valorizzata rispetto a noi docenti, nessuno ci viene a dire guarda sei stato particolarmente bravo in fare questo, hai merito per questo, non viene mai premiata la didattica. Però questo per lui non significava nulla, no? Lui lo faceva perché per lui era effettivamente una sorta di missione. Io ho cercato di prendere spunto da questo, non riuscendoci, ve lo dico, perché se io oggi entrassi in aula la settimana prossima e dicessi agli studenti del corso che ho svolto con lui fino all'anno scorso e che adesso ho la fortuna di svolgere con Emilio, se andassi in aula e gli studenti dicessi sentite, usciamo fuori, facciamoci una foto tutti quanti insieme, immagino lo farebbero, però poi penserebbero che sono un po' strano. Di Camille non pensavano che fosse strano, anzi era una prosecuzione naturale di quello che lui faceva in aula tutti i giorni. E io non so qual è la ricetta di questa magia, no? Sto cercando di impararlo e devo dire che abbiamo la fortuna di avere anche tanto materiale registrato, video registrato di quando Camilla era in aula e faceva lezione, e non vi nascondo che per un mero motivo utilitaristico io rivedo questi video tutte le settimane. Quando preparo le lezioni per quel corso voglio capire ma qual era il messaggio vero che Camille trasmetteva agli studenti per questa specifica lezione, qual era il punto fondamentale. E questo credo che oltre a essere utile per gli studenti, io e Emilio abbiamo deciso di mettere a disposizione questi video degli anni passati agli studenti, non solo come ricordo, anche perché diciamo sono utili per loro, ma io credo che sono utili soprattutto e anche per noi. Qui di nuovo mi rivolgo ai colleghi che hanno preso servizio e che lavorano, che fanno dei corsi e che sono magari un po' più giovani di me e quindi suppongo si trovano con lo stesso problema che mi ritrovo allora, no? Come entro in aula e faccio lezione in maniera efficace? Beh, tutte queste cose che Camille ci ha lasciato secondo me sono un ottimo corso di didattica per i docenti di questo dipartimento e spero che queste pillole di saggezza che sono nascoste all'interno di questi video siano utili per tutti noi e per chi entrerà nei prossimi anni e diventerà un nuovo docente e perché tutti questi nuovi docenti in qualche modo portino con sé un po' dell'esperienza che Camille ci ha dato. Grazie. Abbiamo con noi anche la relatrice che è stata della tesi di laurea di Camille, Rossella Petreschi, la professoressa di Camille, quella che, come dire, l'ha scoperto, vogliamo dire. Allora, io vi riporto un po' indietro negli anni. Camille è stato mio studente nel vero senso della parola, nel senso che almeno tre corsi, tre volte gli ho fatto gli esami, introduzione agli algoritmi, progettazione di algoritmi e poi un corso dal nome strano, elaborazione dell'informazione non numerica, perché i nomi non c'erano, bisognava prendere quello che si trovava, e in quel corso di elaborazione dell'informazione non numerica facemmo fondamentalmente teoria dei grafi, algoritmi sui grafi. E da lì iniziò il progetto Leonardo, perché è iniziato proprio da questi tre corsi dove Camille con Irene incominciarono a lavorare sul mio suggerimento e facevano delle cose molto belle. Io gli dicevo andate avanti, e questa cosa è andata avanti finché non è stato il loro lavoro di laurea, e poi si è unito Pierluigi Crescenzi a noi e abbiamo portato avanti questo discorso. Dopodiché tutti e due bravissimi, Camille e Irene, tutti e due il dottorato. Il problema per chi sta all'università lo sa, che i posti sono sempre pochi, all'epoca ancora meno, e quindi Irene poteva avere il dottorato da noi in informatica e Camille, per fortuna, tramite Giorgio Ausiello, gli dissi c'è sto ragazzo molto bravo, non ce lo perdiamo, trovò il posto di dottorato qui. Ma poi hanno seguitato a seguire i miei corsi, perché all'epoca i corsi di dottorato li facevamo congiunti docenti di informatica e di ingegneria informatica, e quindi hanno fatto algoritmi paralleli, algoritmi distribuiti.
gli ho riempito la testa di algoritmi in tutti i modi possibili e immaginabili. Dopodiché con Camille abbiamo mantenuto sempre un legame, molto anche tramite Irene, che ha seguitato a lavorare di più con me, ovviamente ognuno ha preso le sue strade, ma siamo stati molto legati sempre. E io oggi, quando penso a Camille, vi devo dire che la prima cosa che mi viene in mente l'aula terza di matematica affollata all'inverosimile, perché sempre in quell'epoca le aule erano strapiene, c'erano 200 studenti e passa, erano numeri stratosferici, e in quest'aula strapiena in prima fila c'erano due studenti che stavano vicino, che erano attentissimi, che facevano domande, che erano presenti e che si tenevano per mano. Io quando andavo a casa la sera, come capita credo a tutti quanti, si commenta la giornata di lavoro, io dicevo: i miei fidanzatini di Penè mi hanno fatto questa domanda, i miei fidanzatini di Penè sono proprio bravi. E questi fidanzatini di Penè sono andati avanti mano nella mano, avete visto le pubblicazioni vicino al nome di Camille, c'è quasi sempre il nome di Irene. E poi qui ci sono i loro figli e una storia molto bella. E Camille, gli ultimi ricordi di Camille che ho sono: uno, alla mia festa per i 70 anni e per il pensionamento, la vecchiaia incombe, dove lui fu affettuosissimo, mi disse una frase che lì per lì ci rimasi quasi male, perché mi disse: che bel traguardo che hai raggiunto, Rossella, sei arrivata a 70 anni con tutta la tua famiglia, con marito, figli, amici, con un successo professionale, proprio un bel traguardo. E ripeto, io lì per lì dissi: beh, traguardo, diamo un po' di tempo ancora alla vita, andiamo un pochino avanti. In realtà poi l'ultimo abbraccio di Camille l'ho avuto agosto dello stesso anno, era il 2020, al funerale di mio marito. E poi l'anno scorso io ho salutato lui invece. E un abbraccio a Camille e a tutti voi. Non so se qualcun altro volesse intervenire, altrimenti passiamo all'ultima parte di questa cerimonia, che è la premiazione. Chiederei pure a Marco Scherf di venire sul palco e chiederei già qui, ok, nascosti, ok, dai, nascosti troppo bene, Beppe. Nascosti bene, perfetto, grazie. Allora, abbiamo istituito questo premio in memoria di Camille per tesi di laurea magistrale, grazie al professor Marchetti, che ha devoluto parte dei suoi fondi liberi per questo scopo. E l'idea del premio era di assegnarne uno a una studentessa, uno a uno studente, ovviamente se ci fossero state le condizioni. Alberto, che è anche il presidente della giuria, ci dice qualcosa di più? Benissimo. Allora, la commissione è stata, abbiamo formato una commissione che, vedete, leggete i nomi, e ci è sembrato doveroso coinvolgere sia Giuseppe Pino Italiano, con cui ha lavorato, e anche sono altri docenti che avete sentito del DIA, che è il professor Daniele Venturi, che è il professore del Dipartimento di Informatica, proprio perché il premio è un premio che era aperto a tutti i laureati della Sapienza che avessero fatto una tesi sui temi della sicurezza e della crittografia, quindi non un premio al laureato o laureata del dipartimento o dei ricorsi di Camille, ma in Sapienza. Ovviamente questo poi limita in qualche modo poi il tema della sicurezza e della cyber e della crittografia, limita in qualche modo poi i corsi di laurea, però insomma tutti sono state domande
Abbiamo avuto 15 tesi sottoposte, 5 di laureate, 10 di laureati, e le tesi sono state valutate appunto dalla commissione in due riunioni e questo è il primo risultato. Allora, mi fa piacere consegnare questo premio come preside, ma anche appunto come amico di Camil. Questo primo premio lo diamo a Giorgia Di Pietro per la sua tesi che si intitola Tracing, Dissecting, Understanding Process Injection in Model Malware. La tesi ha affrontato il problema del tracciamento dell'attività di process injection nel malware, quindi un problema molto tecnico ma molto importante di come il molto del software malevolo viene inserito all'interno di software apparentemente corretto. La tesi ha contribuito a sviluppare lo stato dell'arte in questo contesto presentando un nuovo framework e la soluzione presenta un utile contributo per le analisi fornendo uno strumento flessibile in grado di fornire informazioni di tracciamento affidabile. Quindi con molto piacere volevo consegnare questa prima premio. L'altro premiato che prova di avvicinarsi è lo studente Lorenzo Magliocco per la tesi su Subversion Resilient Password Authenticated Key Exchange e la tesi di laurea magistrale del dottor Magliocco tratta il problema dello scambio di chiavi su base password nello scenario in cui l'implementazione del client o del server è eseguita su macchine non fidate che possono essere state sabotate da un attaccante. Sono temi di particolare rilevanza perché lo scambio di chiavi è uno dei protocolli crittografici più utilizzati in pratica, per esempio nel commercio elettronico, nella messaggistica istantanea. È una tesi originale, è la prima tesi a trattare il tema del sabotaggio dei protocolli di scambio di chiave con proprietà di composizione universale, cioè un protocollo che deve rimanere sicuro anche se usato come componente ausiliaria di un altro protocollo più complesso. E i risultati sono stati supportati da un'analisi accurata basata sulla metodologia della sicurezza dimostrabile con modelli formali e prove matematiche e assumendo che siano intrattabili i problemi computazionali standard. E quindi complimenti al dottor Magliocco. E ora, con l'assegnazione dei premi, che ci fa davvero piacere perché porta avanti, no? Queste tematiche, premiamo dei giovani, una giovane a riprova che anche nel maschilissimo settore della cyber cominciamo a trovare delle studentesse e questo diciamo mi fa particolarmente piacere e con questo penso che sia il modo migliore per concludere questa giornata è il modo migliore per ricordare Camil, premiare dei giovani che sono il futuro e che sicuramente potranno dare un grande supporto a questo paese. E adesso di nuovo ricordo che ci sarà una nuova edizione del premio, mi raccomando ai nostri rappresentanti di diffondere la notizia, il bando uscirà più o meno nello stesso periodo del prossimo anno, ma insomma i giovani che sono verso la fine possono cominciare a riflettere su tesi di questo tipo. E invito tutti a scendere con noi giù nel cortile dove
tra pochissimo inizierà un piccolo rinfresco dove ci sarà modo per tutti di continuare a ricordare Camille anche con un momento allegro come era lui. A lui piaceva appunto condividere con gli studenti, mi ricordo pure in dipartimento ha partecipato a tante cose anche così più conviviali, più allegre, e quindi è stata una giornata, io penso, importante, difficile per sicuramente in primis per la famiglia, ma penso un po' per tutte e tutti quelli che stanno qui. Ma adesso è bello, cioè proviamo a ricordare il bello di Camille con un sorriso, e spero che ci siano studenti, studentesse che ci possano raggiungere, perché ovviamente è con loro che vogliamo anche condividere il prossimo momento. E per scendere nel cortile, per fortuna il tempo ci aiuta, e basta, per chi non fosse il dia, che basta scendere le scale e poi, cioè, uscendo sulla destra c'è il cortile, e quindi ci vediamo giù tra pochissimo. Grazie ancora di essere stati qua.